all'aeroporto di Malpensa con mio cognato. Oi, ciao ragazzi. Mettiamo la mascherina. Andiamo ai controlli adesso. Andiamo, andiamo. Che ore sono? Le 5:20. Si viaggia per la Sicilia. Oh, giusto per, giusto per bere un caffè in Sicilia. Sì, vabbè. Giusto per mangiarsi qualcosa. Esatto. Torniamo. Bello, mi hai fatto tutto con i mattoni. Bello. Ecco, ci siamo. Michael Jackson. Oh, ma con chi vai? Con la RNA? Ecco qua. Ragazzi, siamo venuti qua a ritirare la macchina. Eccola qua. Palermo. Bellissima la macchina. Adesso ci trasferiamo verso Mazara, Marsara, facciamo il giro. Bellissima, cognato. Grandi, vai. Siamo qua in Sicilia, ecco. Dai, ci siamo. Adesso ci mettiamo in macchina. E poi quando arriviamo facciamo altre due chiacchiere. A presto, ciao amici. Adesso qua si mangia sempre in Sicilia, si mangia. Siamo arrivati qui a Marsala, stiamo facendo una piccola pausa, adesso vi faccio vedere qua la roba. Quanta roba buona. Già il primo. Ma qualcosa abbiamo assaggiato, dai. C'è di tutto. Banco del salato, banco del dolce. Dai, dolce. Okay. C'è un sole, mamma mia, bellissimo. Dopo circa 6-7 anni mi ritrovo qui in Sicilia, Marsala, solo per una giornata, una scappatella, bere il caffè in Sicilia. Mi vado a bere un caffè in Sicilia e torno a casa. Però è meraviglioso, meraviglioso, guardate. Siamo fermati qui a fare uno spuntino. Eccolo lì lo zio Andrea che parla con la zia Patti. Ed ecco il mare a maggio. A maggio. Sempre una meraviglia, anche se adesso qua è tutto da sistemare perché non è ancora il periodo del turismo. E siamo a Mazara del Vallo,
Mazzara del Vallo. Bello. Dov'è mio cognato? Qua. Lo zio Andrea. Allora lì c'è la gelateria. La ciolla. La ciolla? Ciolla si chiama, buonissimo qua. Le brioche col gelato fantastiche. Gelato buonissimo. Ma in fondo è dove c'è il lungomare? Adesso andiamo verso il lungomare di Mazzara, lì c'è il porto. Ok. Ecco qua ragazzi, questo è il lungomare di Mazzara. Fa caldissimo. Vedete? Allora calcoliamo che siamo anche nel periodo di maggio, quindi non c'è ancora il turismo, quindi è ancora molto... Ecco qua. Stavo dicendo che non siamo ancora nel periodo del turismo, quindi... Però vabbè, penso che la meraviglia si vede. Opla! Saliamo, Eccoci qua ragazzi. Sole, quanti gradi ci sono? 35 gradi. 35 gradi, mamma. Pazzesco, pazzesco. Però senti, senti che profumo. Profumo di mare. Andiamo un attimo, ci avviciniamo all'acqua. Ecco qua. Secondo là il porto. I lidi sono tutti chiusi, tutti ancora. Siamo in fase. Fase di lavorazione proprio. Porto turistico. Fase di lavorazione anche qua. E insomma, dai, bello, la sua bellezza c'è. Ecco, stiamo andando al ristorante qua a Mazzara, la trattoria delle cozze. Cioè dovevamo fare quel ponte lì, sì, abbiamo fatto un giro. Un giro atroce. Occhio. Allora adesso andiamo a mangiare qui alla trattoria del Cozzaro che vedete qui alle mie spalle. Ragazzi, una giornata in Sicilia, ma chi è che lo fa? Noi, papi e lo zio Andrea, una giornata in Sicilia. Adesso mangiamo, poi vediamo di fare anche piccoli giri. Comunque venire a maggio è proprio, naturalmente è l'opposto di quando uno viene in agosto. Arrivo! Ecco qua. Ecco lì, si vede in fondo Mazzara. Guarda, è in fondo Mazzara. Ecco là. E questo è il ristorante. Adesso ci facciamo la nostra mangiata,
Com'è? Trattoria delle Cozze. Trattoria delle Cozze. Wow! A dopo. Ecco qua. Guardate. Beh, bello, è bello, eh. Guardate qua, che spettacolo. Bello. Mamma. Quella è la terrazza. Adesso fa troppo caldo per mangiare fuori. No, infatti. Ah, guarda, per pulire le cozze. Eccola qua la terrazza. Bellissimo, eh? Bellissimo. Hai visto? Mi piace, ragazzi? Beh, certo. È locale? Qua. Il periodo luglio, agosto. Ma che mare, guarda, guarda che mare, guarda. Che colori spettacolari. Bellissimo. Ah, finalmente un bel venticello. Siamo. Sì. Che buono il pane siciliano. Un cin. Dai. Salute. Salute. Un vino locale. Buonissimo, eh. Leggermente frizzantino. Buonissimo. Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma mia, che spettacolo. Ragazzi, che dire, che dire, veramente, guarda, buonissimo. E il mio cognato mangia. Ah, io mangio. Buon pranzo a tutti. Abbiamo preso ancora cognato. Allora abbiamo preso il polpo al limone. Grande. E le cozze. Ottime. Mamma mia. E le cozze al limone. E vai. Faccio vedere. Polpo. Si vede. Una giornata a Manzana. Una, sì, giornata, una sola giornata a Manzana. Ammazza. Alla trattoria delle cozze non possono mancare le cozze. Adesso ne prendo una. Sono al limone. La stretta di limone. E vai. Alla grande proprio. Spettacolo. Alla grande proprio. Questa mangiata, un sciacquo di vino. Ragazzi, siamo a Marsala in questo momento, adesso vi faccio vedere qua tutte le barche, venite con me, andiamo. Guardate che meraviglia, guardate.
Guardate che bello, guardate. Adesso andiamo a, proprio a Marsala, in centro. Vi faccio vedere il centro di Marsala. Questa è la parte dove, dove ci sono qua tutti gli scafi, le barche. Bellissimo. Ok, proseguiamo. Ecco qua, siamo arrivati a Marsala. Adesso andiamo a parcheggiare. Eccoci qua, abbiamo parcheggiato e adesso si va. Lo zio Andrea. È una bella arietta. Bella arietta, eh? Siamo arrivati, è quasi le 15. Adesso facciamo il girettino qua al centro di Marsala dopo averci fatto la nostra bella magnata. Smaltiamo un po'. Smaltiamo un po'. A dopo. Porta Garibaldi, Marsala. Ragazzi, qua siamo a Marsala, adesso venite con noi. Ed eccoci. Una meraviglia. Oh, un po' d'aria. Un po' d'aria. Vediamo. Aperto. È aperto. Allora qui veniamo dopo per prendere le panelle. Pane e panelle. Non vedo niente, che c'ho il riflesso del sole, ma penso che... Adesso andiamo verso il vuoto di Marsala, che è bellissimo. Andiamo, andiamo. Guardate, che meraviglia. Qua c'è il... Questo è il... comune. Ah, qui dentro c'è... Vuoi entrare? No, no. Andiamo, proseguiamo. Ok. Stradine caratteristiche. Aspetta. Arriva. Una pane. Cos'è qua? Allora. Pane e panelle. Pane cunzato. Pane cunzato. Arancine. Panino con forchetta e poi vabbè, comunque caratteristico con questo qua, pane e panelle, il pane punzato e l'arancine. E l'arancine, meraviglia. Passioni di Sicilia. Ecco qua le stradine. Vi ricordo che siamo al centro. Al centro di Marsala. Robe. Mamma ragazzi, non immaginate questo momento, l'arietta stupenda che c'è con questi 31 gradi addosso. Ombra, ombra, ombra. Ragazzi, eccolo qua, l'uomo di Marsala. Adesso ve lo faccio vedere bene la piazza. Aspettate un attimo. Eccolo qua. Spero che si vede tutto bene perché in questo momento non vedo niente col sole addosso. Ecco qua. Stradine di qua, altre stradine di là. Beh, meraviglia, eh. Via Baccano.
bancari. Ah, questo è il posto che mi diceva mio papà, che qui venivano a sedersi. È un circolo qua. È un circolo, sì, ma venivano a sedersi tutti i notai, ingegneri, sai, tutti di un certo livello. Ragazzi, adesso andiamo a prendere i panini con le panelle da portare a Milano, a Sofia, alla zia Patti, a mia moglie. Andiamo a prendere i panini, così entro sera, che se ritorniamo a Milano, ce li gustiamo in compagnia con loro. E vi assicuro, no cognato, che il camminare si sente di quei profumi, quegli odori di cibo che è tipico loro, che è straordinario. Adesso andiamo a prendere i panini. Eccoci qua. Allora, da questa parte è il mercato del pesce, antico mercato. Adesso vediamo se si riesce a vedere qualcosa. Ecco, stanno lavando tutto perché la loro giornata è terminata. Adesso vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. Allora, passiamo prima di qua. Qua. 4 e 4. 4 e 4, sì. Eccoci. Scusa. Qua. Ciao! Li dobbiamo portare via da viaggio. Ma due sacchetti, 4 e 4. Pronti? Quella è la panella. Quella è la pentola con l'olio, si frigge. Guarda, sei sul video di YouTube, noi siamo dei youtuber, quindi. No, sì. Ecco la preparazione. Questo è un chiosco storico di Marsala. È dal 1959 che sente la sua famiglia e fa il manico della città. Grande. È la pizza italiana che per adesso è sempre. Ah. È un tipo di pizza alta, un tira un pomodoro di bomba, giù. Però. È molto grande. Quello solo la mattina si trova. La pizza, la pizza di stiamo preparando. Ah, ok. E quindi naturalmente per questa cosa chiediamo tanti like, giusto? Ci vuole. Al canale Papi e Sofi Show. No, stiamo facendo vedere che da questa parte qua c'è il mercato del pesce. Cos'è il mercato del pesce, questa parte qua? Di mattina è il mercato del pesce, sotto tutta, e poi la sera si visita in pub. Spettacolo. Noi non abbiamo modo di vederlo. Noi siamo qua solo da stamattina e di entrare a Milano stasera. Una giornata tra Mazzara e Marsala, te pensa? Non hai visto niente allora. No, ma guarda che sono 50 anni che ci vengo. Allora. Questa è proprio, sai, quella pazzia di dire una giornata perché adesso quanto tempo è che non venivamo? 5 anni, 5-6 anni. Queste sono le cose più belle, perché ci serve la energia del giorno. Sì, e quindi rivedi, sai, tutti i vecchi ricordi, un po' di infanzia, un po' così e. Quindi chi viene qua a Marsala, ricordiamo di venire da? Da Valerio e Diego a mangiare il panino con le panelle. Alla grande. Eccole qua. Io faccio prima. Anzi si scotta. Ho detto, io faccio prima. Se ti bruci il dito poi non puoi mettere like. Guarda. Quando è? Ti devo portare pure i panini.
Come? Ha detto, puoi portare con le manette di Varenga, se tu vai a casa per le calde. Non so se in aereo si possono portare. Panetto? Panetto sì? I panini no. Cambia pure. Sì, questo è il pure freddo. Le ragazzine la mattina la porta a scuola, capito? Poi allora di rigassi. Certo. Intanto stasera quando arriviamo già se lo mangiano. Che deve fare chiede il mal di cuore con la punta di gente con un po' di cosa invece la da mangiare. Ah sì, buonissimo, mamma mia, la farina di, hai capito? Poi farina di ceci, acqua e sale. Poi la versione che avete mangiato voi è quella classica, non ci può mettere limone spremuto o le salse che è la. Però questi di solito non si mangiano sale, pepe e limone? Classico sale e pepe, se ci può mettere limone si sta benissimo. Infatti, perché io di solito una spruzzatina faccio sempre. Però copre il gusto della panella, si ci abbina benissimo, però copre. Copre la panella, certo. A me piace pure il limone, però sai, quando mangio con limone rimango sempre soddisfatto. Il panino del ricco. Bravissimo. Che orari fate dalla mattina? Noi abbiamo la mattina alle 7 fino alla sera alle 8. Orario continuato, non ci riposiamo, usiamo durace. Dovete mettere qua i tavolini qua fuori e fate gli aperitivi. No? Noi siamo nati così, vogliamo rimanere così. Giusto. E tu dici preferisco rimanere originale e non copiare. Non si può lavorare più ore, sennò devi prendere personale. Certo. Se muori nel lavoro te lo devi curare di uso e poi. Certo. L'altro chi è, tuo papà? Il mio zio. Ah, tuo zio. Che è da 45 anni che fa. Sì, sì, lo conosciamo. Fatica bene da bambini. Prima di lui c'era il suo zio Gianni che l'aveva messo nel 59 sotto l'acqua di Rubio. Buon ritorno a casa. E vuoi dire vi aspettiamo qua? Vi aspettiamo in Sicilia per il panino con le panelle e per tutta la Sicilia che è bella. E iscrivetevi al canale Papi e Sofì Show. Soprattutto. Alla grande, ciao, buona giornata, ciao. Ciao zia Andrea. Mamma mia. Senti che arietta. Mamma mia. Ah, guarda là in fondo. Cos'è, Favignana quella? Meraviglia. Bellissima giornata. Vedi, sono. Vedi, stanno facendo tutti i lavori per prepararsi al turismo, sicuro. Nel periodo estivo. Stagione 2022. Stagione 2022. Ok ragazzi, noi siamo arrivati alla nostra. Abbiamo finito la nostra gita di oggi. Una giornata a Marsala e a Marsala del Vallo. Esatto. Quindi tutto in un video. Vi auguriamo una bellissima giornata o una bellissima serata, dipende da chi ora stai guardando questo video. Grazie per essere arrivati fin qui a vedere il video. E come dice Sofia, la parola da dire è. Che parola diciamo da dire? Non lo so, se non lo sei tu. Senza la Sofì sono un po' incasinato io. Allora, la parola da dire è. Ah, ecco, ci sono! La parola da dire è pane e panelle. Quindi se sei arrivato fin qua a guardare il video, fai il tuo commento.
con sottoscritto Pane e Panelle. Ok? Ok. Oh, ciao a tutti. Ciao a tutti da Buona serata. E lo zio Andrea. Ciao. Ciao.